È sempre un bel augurio, quello della pace, ma è un augurio che contrasta oggettivamente con i tanti conflitti nel mondo. Abbiamo perso anche la capacità di contare i conflitti nel mondo. Non ci stiamo facendo mancare nulla in questo scampolo del terzo millennio. Abbiamo riportato le lancette della storia ai tempi più bui. Così Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano Lo Ionio, iniziando l'omelia nella Basilica Minore Pontificia Santa Maria del Castello di Castrovillari, in occasione della messa del 1° maggio, durante la quale il sindaco Domenico Lopolito ha consegnato le chiavi della città alla Vergine Santissima. Oggi è una festa bella per l'intera comunità. È quella festa che ci accomuna tutti, è quello spirito, è quel sentimento che noi vorremmo che albergasse nei nostri cuori per tutto l'anno. Nel corso della solenne celebrazione, il maestro orafo Gerardo Sacco, cittadino onorario di Castrovillari, ha fatto dono di una preziosa opera. Ho visto questo quadro bellissimo, questa scultura in pietra della Madonna del Castello, e c'era qualche cosa che secondo me aveva bisogno di luce. Allora mi sono ispirato praticamente alle grandi cattedrali e praticamente ho fatto questa mista tra il bizantino e l'Albrecht, ho fatto queste 12 stelle con le perle, ricordare la purezza di Maria praticamente, e poi di stile appunto Albrecht. Commosso il rettore del santuario, Monsignor Carmine De Bartolo, per questa preziosa opera che illuminerà ancor di più la Madonna del Castello, alla quale tutti i castrovillaresi sono devoti. E dal momento che era la festa dei lavoratori, Sua Eccellenza Monsignor Savino così l'ha voluta ricordare. Oggi ho condiviso sui social un mio messaggio sul mondo del lavoro, soprattutto ho insistito su questo lavoro povero, su questo lavoro che deve dare dignità alle persone. Chi non ce l'ha non ha dignità, chi ce l'ha e ha un lavoro precario spesso si sente veramente destinatario di disuguaglianze. È l'ora di una giustizia, è l'ora di una legalità che diventi strumento per raggiungere la giustizia, è l'ora di un lavoro bello, pulito e solidale.